Amici del Palapoker, siamo sempre qui, è sempre il 7 novembre, l'8 perché abbiamo scavalcato la mezzanotte per essere precisi, sì, direi di sì, l'8. Sono in compagnia di un grandissimo giocatore che avrete sicuramente riconosciuto. Ciao Giannino. Ciao a tutti, ciao agli amici di Palapoker.it. Perfetto. Allora, stavamo appunto parlando... Palapoker.it. Pala. Ah, Pala. Pala, come... Vabbè, Pala, lo ricordate, il Palapoker.it. Andate a visitarlo, eh. Ok, se lo dice lui andate. Andate. Mi raccomando. Allora, come ti sei trovato nella nostra sala intanto? Ho appena fatto due chiacchiere con uno dei titolari. Gioacchino, una persona squisita, insomma, è stato gentilissimo, ha apprezzato la mia visita. Gliel'avevo promesso sia a lui che al socio, Giovanni. Ho mantenuto la promessa, non faccio di solito, la parola per me è sacra, quindi molto bene, sono trovato molto bene. Ho avuto anche un buon caffè, devo dire, perché non avevo già mangiato. Ho avuto un buon caffè, quindi direi positiva, positiva, positiva. Come tutte le sale d'altronde qua in Italia, perché bene o male sale sembra sempre che ci siano cose strane, invece qui diciamolo tutto diciamo, tranquillo, invece, però come al solito c'è bella gente, poi è chiaro che ci può essere la scaramuccina come in tutti i posti, sì. che non sia per forza poker, succede la scaramuccia. Certo, diciamo che qui l'intento è divertirsi, poi sì. Se uno vince è anche più contento, certo, però certo. Cominciamo a divertirsi. Non era la mia aspirazione questa sera, era venuto per fare una cortesia e una cosa di riguardo. Certo, ti ringraziamo molto della tua presenza. A che cosa deriva il tuo soprannome Cart? Diciamole agli amici che ci io guardano. Io ho corso per quasi 7-8 anni, ho tutta la struttura, ho un team dove praticamente ho corso e facevo correre gli altri e correvo io. E quindi deriva da questo. Deriva da quello, ho fatto delle gare anche importanti, giro per il mondo, come Dubai, Egitto, ho fatto cose abbastanza importanti e ho vinto anche gare importanti. Quindi campione di poker e campione di carte. Direi che ho vinto anche qualcosina di importante anche nel mondo delle carte. Bene, okay. Bene. Adesso tu sei venuto con degli amici, sei venuto da Torino? Sono venuto da Milano. Milano. Con un amico che oltretutto era un mio pilota, mio pilotino di punta, Cesarino Tescione, che diciamo si è divertito per quasi 4-5 anni con me, veniva, faceva le gare e diceva anche la sua, insomma. Domanda difficile. Le qualità per un buon pilota di kart e le qualità per un buon giocatore di poker? Le qualità per un buon pilota di kart è la serenità. E penso che sia lo stesso per quello di carte, di carte. Quindi c'è un'assonanza. La solidità, e devi essere anche un po' abbastanza spregiudicato, perché nei carte devi avere veramente il pelo, perché devi avere il pelo e devi avere il coraggio di affrontare determinate situazioni, che sono i ragazzini che sono delle peste. Qui invece nelle carte ci sono persone che sono come i ragazzini, che si giocano mani assurde e ti mandano a casa, come a me stasera, che mi ha mandato a casa uno con asso 2 dopo che ho restato per 4 perché non ho fatto un race normale, perché qui hai dovuto difendere di più, giustamente. Ho dovuto difendere di più perché insomma, nel circo dove ci si diverte, diciamo, si gioca un po' più allegramente, quindi devi fare delle bet diverse da un torneo importante. E quindi poi il flop ha premiato lui, diciamo. Sicuramente, ha fatto una doppia, quindi io ho solo 2K comunque. Solo 2K, amica, solo 2K, ma... Solo 2K, quindi... E quindi, vabbè, tanto il poker si sa che è alla lunga certo. Comunque nel circolino, come hai detto tu, si gioca più per divertirsi che per altri tipi di ambizioni. No, se la gente magari prenderebbe un po' più seriamente anche il fare il torneo piccolino, ci sarebbe per tutti modo di giocare meglio e ovviamente di imparare anche un pochino con più attenzione questo gioco, perché certo. Giocandolo così poi dopo uno
si arrabbia, no, adesso faccio anche loro il collo pure io con 4 e 3, magari si fa la scala, per quello fa la scala, insomma, vengono fuori. E sappiamo che gli italiani poi... Come hai fatto a collarmi, perché mi hai collato, perché insomma queste barzellette. I giocatori italiani sono famosi per andare sulla... far innervosire l'avversario e collare sulla persona, certo, più che sulle... Certo. No, adesso sta giocando la francese, i francesi giocano con 2 e 3, con 7 e 4. Giocano agli incastri. E quindi adesso ma in Italia si sta incominciando a giocare alla francese. Vabbè, meglio per i professionisti sotto un certo punto di vista. Meglio... Alla lunga, alla corta. Alla lunga, però siccome la varianza su un torneo singolo, certo, non è facile abbatterla, allora diventa difficile, certo, quando fare un torneo. Bisogna adeguarsi a quello che si trova, sì, e poi, insomma, certo, chiaro che poi se giocano tutti così, chiaramente è più difficile magari per un pro riuscire a non andare... a committarsi, ad entrare in mani che magari, certo, certo, insomma, certo. Quindi è andata così, l'importante comunque è che ci siamo divertiti, hai conosciuto, spero, della gente simpatica, no, qui, bella gente, tutto tranquillo, io ti ringrazio, spero che verrai di nuovo a trovarci, verrò sicuramente, facciamo un saluto a tutti gli amici del sito allora. Beh ragazzi, come ho detto prima, visitatelo il sito www.palapoker.it, seguiteci anche su Facebook, mi raccomando, e quindi magari venite anche in sala qui a Vigevano, adesso la via, non so, la dirà lui, via San Giacomo 10 a Vigevano, adesso poi andrò a visitare anche questo sito, vediamo un attimo, e chissà che qualche altra volta chissà che qualche altra volta lo troviamo, sì, vediamo se non mi colla anche lui con Acqueo, vediamo stasera dove vado a casa. No, ma ciao, tu a tutti. Noi ci siamo trovati a un tavolo e siamo stati più slow del tavolo, mi ricordo che siamo stati a foldare tutta la serata. Prima ho foldato anche tutta la serata. Chiaramente, poi arriva un momento che non si può più foldare. Va bene Giannino, è stato un piacere, ciao. Grazie. E grazie ciao mille, tutti. Ciao.